14:55, la nostra Giovanna del Vino Galdì, saranno famosi con Lucas DJ, Tre Gambe e Basta, che oggi devo dire si è un po' ringalluzzito il nostro Lucas. Hai notato anche tu questa cosa? L'ho visto un po' frizzantino, Allora, la nostra Galdì, per chi non la conoscesse, deve sapere che è una grandissima cantante, è specializzata, e devo dire che quando la sento cantare ogni volta diciamo sprigiona delle emozioni diverse. Io ho potuto vedere i brividi sulle braccia di Lele Sarallo sentendo la Galdì. No, beh, è successo che eravamo tipo 15 persone a cena dopo le Urbaland. A un certo punto le dico: qual è uno dei tuoi cavalli di battaglia? Esce fuori Roma non fa la stupida stasera. Esatto. Ed è successo più o meno quello che sta per accadere ora. Ah, lo devo rifare. Fai quello che vuoi. Noi abbassiamo la base. Ragazzi, attenzione. Galdì, Roma non fa la stupida stasera. Prego. A cappella. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano, fai di no. Smorza tutte le stelle più brillarelle che c'hai, nascondimi la luna sin non so guai, fammi scordare che è quasi primavera, tiemme una mano in testa per dite no, smorza quel venticello stuzzicherello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. Mamma mia, mamma mia ragazzi, mamma grazie. Mi sento male, ma così impazzisco. Galdì, allora da quant'è che ti è diciamo nata questa passione, visto che comunque sei giovane? Sono giovane. Quando è che hai cominciato a scoprire la passione per la musica popolare romanesca e romana? Allora, non solo romana, pensate che io all'età di 5 anni e mezzo, in un mercato, esattamente dove sorgeva prima, momento storico, sì, che vai, io vai, Super vai. Quark, dove sorgeva il mercato storico di Testaccio, sì. Ho cantato a Città Pulecinella, perché tengo anche origini partenopee. Tengo. Ah, vedi, questo non lo sapevamo. Non lo sapevo neanche io. Ora lo hai saputo. Aspetta, no, me l'hai detto il napoletano, e mo lo sai. E mo lo sapevo. Ora faremo dal napoletano all'italiano. E ho cantato questa canzoncina, insomma, in mezzo al mercato con mia mamma, che mi guardava e diceva: ma questa dove l'ha sentita questa canzone? E da qui poi Napoli, Roma, piano. Roma-Napoli, piano piano. Allora facciamo così, visto che adesso andiamo in break, dopo ti lancio un altro Non te regge, La città dei Pulcinella, metteremo anche la base e la cantiamo tutti insieme. Dai, con la Galdì. Dai. Allora, piccolo break per noi, questa è Sarallo Famosi, Radio Roma, primi da sempre. Restate là, non muovetevi neanche. Prima abbiamo scoperto che la nostra Galdì ha anche una passione per, sì, un po' di origini napoletane e una passione per la musica popolare, non solo romana, ma anche un po' in generale, popolare in generale. Esatto. Popolare in generale e angolo della bocca con la pizzetta che è appena uscita. Basta! E qua si mangia qua dietro. Allora, intanto volevo fare un po' di saluti, volevo salutare Antonello, che, Antonello Nigro, un fratellone che ci sta ascoltando, Debora, che ci sta ascoltando, e poi tutti gli amici di Pontinia che spero domani mi verranno a trovare in questa serata che abbiamo già detto al Feeling Beach. Domani sarò a Pontinia. Pensate, erano quanti anni, Gianlu, che non faccio una serata a Pontinia? Credo veramente tanti anni, non so quanti, ma almeno 5-6 anni, dai. Mamma. Forse anche di più. Quindi sono molto emozionato perché verrà la mia mamma, verranno un po' di amici che non vedo da tanto tempo, faremo un bel casino, insomma, tanta roba, quindi vi vorrei, voi saragliani, vorrei avervi accanto. Io a me. Proverò ad essere tra le. Ma come vai, Giovanna del Vino, Matun? Tesoro, scusate, sono Cristiano Malgioglio. Oddio, dimmi, caro. Volevo dirvi che siete bellissime, per carità, però questo look un po', come dire, c'ho voglia di. Eh? C'ho voglia di mango. Ah.
Giovanna Del Vino, oggi sei un po' troppo sexy. Oddio, quanti uccelli in aria! Scusate, stanno passando uno stormo di uccelli che tra un po' mi fanno anche la cacchina, che io la cacchina la uso per fare le creme spalmabili. Tesoro, sei fantastica, volevo dirti. Grazie, anche tu, Caldì. Grazie. Ma il mio preferito è Lucas DJ. Ovviamente. Perché? Lo vogliamo dire? Perché tre campe e pasta. Anche se io questa terza gamba non l'ho mai vista. Dicono tutti così. Signori, ci cantiamo. Allora, 320-2393-833, se volete potete raccontarci la vostra esperienza con la sfiga, cioè quel giorno che avete detto ammazza che sfiga. Che sfiga. Mandateci un bel vocale o un messaggino. Ma nel frattempo ci cantiamo tutti insieme A Città de Pulcinella o de Pulcinella con la nostra Galdi. In piena estate io. Dopo la facciamo, vai. Da compagne viga viga, solo a te da sina amica. E te porto per quartiera, da sola non si vede. Ma se è vero tutto riesce e sarà bene finestra. E capisce com'è bella la città e Pulcinella. Com'è bella la città e Pulcinella. Com'è bella la città e Pulcinella. Ma dispiace sulla mente, ca l'orgoglio che sta gente, sa furtifico ogni giorno per la mano che fa niente, ca non tene rispetto, ca non tene conoscenza, come fanno a piglia suon quando è a sera rindoliet, quando è a sera rindoliet, quando è a sera rindoliet. Da Margellina, sempre ca non tene fretta, verso cinque la mattina, quando traffico permette, ma permette tutte cose, ma perché se sei diritto, ma perché se sempre fatta, è soltanto per dispetto, è soltanto per dispetto, è soltanto per dispetto. Complimenti! Mamma mia, grazie! I brividi mi sono venuti! Ma che bravi anche voi!